Situate a cavallo dell'equatore ed estese per un tratto di quasi 5.000 chilometri, le isole dell'Indonesia sono uno dei luoghi più evocativi al mondo. È sufficiente pronunciarne il nome per richiamare alla mente immagini di verdi risaie, di popolazioni esotiche e di grandi vulcani. Dopo aver conosciuto le primitive tribù di Papua e Sulawesi e osservato i giganteschi draghi di Komodo, questo terzo viaggio in Indonesia si pone come primo obiettivo quello di incontrare uno dei primati più importanti al mondo, l'orangutan, che vive nella foresta pluviale di Kalimantan, il Borneo indonesiano. La nostra avventura ha inizio nella cittadina di Pangkalambun, nel Kalimantan, che occupa la parte meridionale dell'isola del Borneo. Sulla popolazione totale del Borneo, che conta 12 milioni di abitanti, 9 milioni abitano il Kalimantan, in villaggi situati lungo la costa o sulle sponde dei fiumi. La popolazione è composta principalmente da malesi indonesiani giunti di recente nell'isola e prevalentemente di religione musulmana, e i Dayak, nome collettivo che indica tutte le tribù indigene dell'isola del Borneo. Non esistono strade carrozzabili nella foresta pluviale e l'unico modo per spostarsi è lungo le vie d'acqua, utilizzando il kotok, una tipica imbarcazione di legno adattata ai bassi fondali dei fiumi che si inoltrano nella foresta. La nostra meta in Kalimantan è il Parco Nazionale di Tanjung Puting, famoso per la sua foresta pluviale e ultimo rifugio per gli orangutan, i grandi primati indonesiani che qui trovano protezione principalmente nel centro di riabilitazione di Camp Liki. L'equipaggio del nostro kotok è composto da un driver, una guida esperta che ci accompagnerà alla scoperta della foresta e dei suoi tesori, e da due cuochi che ci viziano con le loro delizie indonesiane. Il parco del Tanjung Puting comprende 355 km quadrati di foresta pluviale, foreste di mangrovie e paludi. La varietà di piante presenti nel Kalimantan è assolutamente straordinaria e si calcola che esistono almeno 5.000 specie arboree, tra cui molti appartenenti alla famiglia delle Dipterocarpacee, che formano il tessuto della foresta pluviale e che possono superare anche gli 80 metri di altezza. Il robusto legno ulin ricavato dall'albero del ferro fu usato per la prima volta dalle tribù per costruire le fondamenta e le tradizionali longhouse, mentre oggi viene impiegato nella costruzione di scafi di imbarcazione. Le specie botaniche spaziano dalle più sublimi e delicate orchidee endemiche fino alle piante carnivore del genere Nepenthes.
la crociera lungo il fiume scorre silenziosa, accompagnati dal verde brillante della vegetazione. All'imbrunire, quando il kotoka tracca a ridosso della foresta, mentre vengono allestiti i giacigli per la notte, centinaia di grandi volpi volanti si risvegliano e, alla ricerca di frutta tropicale, solcano il cielo nel rosso infuocato del tramonto. Alle prime luci dell'alba, riprendiamo la navigazione verso Camp Leakey, dove incontreremo l'abitante più strano e forse più affascinante del Kalimantan, l'orangutan, il cui aspetto e atteggiamento quasi umani colpirono profondamente sia i Dayak che i primi visitatori europei. Il capitano inglese Daniel Bickman, che visitò il Borneo all'inizio del XVIII secolo, scrisse: «Gli indigeni credono fermamente che questi animali siano in realtà uomini trasformati in bestia per espiare la loro blasfemia». Gli oranghi sono tre specie esistenti di grandi scimmie originarie dell'Indonesia e della Malesia. Essi vivono solo nelle foreste pluviali del Borneo e di Sumatra e sono gli unici primati in natura presenti al di fuori dell'Africa. Gli oranghi sono la più arborea delle grandi scimmie e trascorrono la maggior parte del loro tempo sugli alberi. Il nome orangutan deriva dalle parole malese e indonesiana orang, che significa persona, e hutan, che significa foresta, quindi persona della foresta. I loro capelli sono bruno-rossastri, invece dei capelli castani o neri, tipici di scimpanzé e gorilla. Gli oranghi sono la specie più solitaria fra le grandi scimmie, con legami sociali che si verificano principalmente tra le madri e la loro progenie, con la quale rimangono insieme per i primi 2 anni. La frutta è il componente più importante della dieta di un orangotano. Tuttavia, le scimmie mangiano anche vegetazione, corteccia, miele, insetti e persino uova di uccelli. Possono vivere oltre 30 anni sia in natura che in cattività. Gli oranghi hanno una spiccata intelligenza che usano per compiere azioni complesse e con l'utilizzo di strumenti. Inoltre costruiscono ogni notte elaborati nidi con rami e fogliame sulle cime degli alberi. Non è facile scorgerli per le fronde, ma questi primati vengono attirati ogni giorno in determinate aree con cospicue quantità di banane e altri frutti. Nella foresta pluviale è difficile reperire il cibo in modo autonomo, perciò i naturalisti del campo hanno deciso di venire incontro alle esigenze degli orangutan, a grave rischio di estinzione, allestendo quotidianamente dei veri e propri banchetti ad orari prestabiliti. E lo spettacolo per i visitatori è garantito.